oggi ho il compito di tenere in fila questa prima presentazione ufficiale del progetto Scalo Milano, un progetto importante, lo dicono i numeri che ascolteremo tra poco, un progetto innovativo, dal format distributivo inedito e dall'offerta trasversale, perché insieme fashion, food e design, le tre eccellenze del Made in Italy, universalmente riconosciute come tali, si dice sempre che da qui, da questi settori, deve ripartire la scommessa per il rilancio del sistema Italia, per il rilancio, la ripresa. Ecco, in quest'ottica, con questa chiave, il gruppo di imprenditori che ha dato vita a Scalo Milano, tutto gruppo tutto italiano, ci tengo, va sottolineato, guarda oltre la crisi, guarda avanti e già questa, per chi si occupa come me ogni giorno di consumi, di retail, dal mio punto di vista è già una notizia. L'apertura prevista per Scalo Milano è in concomitanza con Expo 2015, quindi un'apertura significativa. Siamo a sud di Milano, alla parte di Uzzi, su un'area ex industriale. Parliamo ovviamente di uno spazio commerciale, di questo stiamo parlando, però che comprenderà anche realtà legate all'artigianalità e alla formazione. Artigianalità e formazione sono altre due parole chiave in questo momento, in tutti i discorsi che vengono fatti quando si parla di scommessa, di rilancio, insomma, del guardare oltre. Mi piace sottolinearlo, sulla carta in questo progetto c'è anche un'apertura significativa al territorio che promette sinergie e formule interessanti dal punto di vista del retail. Il progetto porta la firma di Locati District, una società le cui due anime sono entrambe bresciane. Parliamo di Promos, una società specializzata nella promozione, sviluppo e commercializzazione di progetti immobiliari commerciali, e parliamo del gruppo Lonati. Il gruppo Lonati è un gruppo che ha nel meccano tessile il suo core business. Parliamo di un gruppo leader a livello mondiale nella produzione di macchine per calzetteria e maglieria. Quindi passo a presentare i relatori, e così avete già anche una scalettatura degli interventi, al termine dei quali ovviamente c'è spazio per tutte le vostre domande. Quindi alla mia sinistra Ettore Lonati, presidente e amministratore delegato del gruppo Lonati, partner di Locati District. Vi segnalo in sala ci sono gli altri due amministratori delegati del gruppo, Fausto e Tiberio Lonati, buongiorno anche a loro. Carlo Marchioli, presidente di Locati District e di gruppo Promos, e poi abbiamo il sindaco di Locati Triulzi, Severino Carlo Predi. Poi nella seconda sessione di questa presentazione avremo anche Filippo Maffioli, che è il direttore commerciale di Promos, e Maurizio Di Robilanti, buongiorno anche a voi, presidente di Robilanti Associati, inutile presentarla, prima società di brand advisory in Italia. Robilanti Associati ha curato tutto quello, tutto il discorso legato al concept, al posizionamento, all'immagine di Scalo Milano, il logo immagino, ecco, l'avete già visto, molto particolare. Allora darei subito la parola a Carlo Maffioli. Carlo Maffioli, appunto presidente di Promos, a lui il compito di la location e perché con questa compagine di investitori. Buongiorno, grazie alla nostra coordinatrice che ha in modo eccellente sintetizzato i ruoli. Non è difficile per me riuscire a espletare quello che da qualche anno ormai stiamo cercando di dare, a cui cerchiamo di dare corpo a questa idea. La nostra
peregrinazione, tra virgolette, professionale nel mondo dei brand, soprattutto in progetti consolidati che abbiamo sviluppato negli anni trascorsi, in modo particolare anche negli outlet, ci ha portato a immaginare che in Italia vi fosse ancora spazio per un sistema distributivo diverso. Il centro commerciale tradizionale lo conoscete tutti, il mondo dell'outlet da ormai un decennio ha avuto la sua configurazione con il consumatore e quindi ormai è abbastanza conosciuto. Noi abbiamo avuto esperienze dirette a Brescia, a Palmanova, a Pescara, eccetera, con questi progetti. Ecco, la concomitanza con il contatto delle aziende ci ha portato a pensare a un modulo probabilmente più compatibile e più innovativo. Che cosa vuol dire? L'aver contattato per la commercializzazione dei progetti che sono stati realizzati da noi in precedenza ci ha fatto cogliere alcune necessità che sono quelle di realmente portare il mondo dell'impresa nella cosiddetta, attraverso la filiera corta, che ormai sta diventando un termine direi quasi magico, ma che in realtà non è così semplice da coniugare in concreto. Per cui abbiamo pensato che se la sfida era di continuare a fare questo mestiere, lo poteva essere possibile solo attraverso una formula nuova. La formula che noi abbiamo identificato con un sistema di imprese, cioè di un sistema distributivo a servizio dell'impresa. Fatta questa considerazione, è chiaro che ci è venuto subito spontaneo, ma a quale tipo di mercato ci vogliamo, come dire, orientare? Il fashion è sicuramente una delle componenti importanti, perché lo vediamo nei progetti commerciali ormai consolidati, eccetera, sul full price, sul il low cost degli outlet. Però ci veniva da tante aziende stigmatizzata la necessità di aprire direttamente sul mercato l'opportunità di un approccio al mercato, di una vendita diretta. Quindi abbiamo pensato ai tre temi forti, che in realtà poi non li stiamo scoprendo noi, ma il pregio di questo progetto cos'è? Che forse riteniamo essere davvero il primo che coniuga i tre concept commerciali che noi abbiamo scelto, ma li abbiamo scelti non perché ci piacevano, anche, ma soprattutto perché rappresentano nel mondo dell'economia del nostro paese, diciamo, i tre format forti. Quindi il fashion, il food, ma preferiamo dirle in italiano, cioè le eccellenze enogastronomiche, e il mondo della casa, del design e del casalingo. Questo è un progetto, quindi, che è una sfida sicuramente nuova. Però avendo analizzato come altri progetti dove singolarmente hanno posto il tema una volta della casa, un'altra volta del design, dell'enogastronomia, a parte alcuni esempi sicuramente forti, eccetera, però sopravvivono, non vivono molto bene, eccetera. Riteniamo che invece ci sia bisogno e necessità di creare un mondo nel quale il consumatore può trovare tutte queste tipologie, quindi un'aggregazione. Quindi noi questo progetto lo vogliamo proprio chiamare un aggregatore di idee, un incubatore dove sostanzialmente trovare questi tre temi forti, che sono sostanzialmente l'elemento portante del consumo del nostro paese. Detto questo, era ovvio che dovevamo trovare una location forte, un bacino di utenza che potesse avere
dei numeri, che ovviamente di residenze, o attraverso una veicolarità portare in quella location dei numeri importanti. Quindi non è stato difficile immaginare Milano. Poi noi siamo bresciani, quindi insomma abbiamo ormai per anche la nostra tipo di lavoro, eccetera, di relazioni, Milano rappresenta il fare, quella diciamo metodologia a cui ci siamo ispirati quando abbiamo pensato a un progetto nuovo. Quindi concept nuovo, una location che potesse essere una location di primaria importanza. Quindi ci siamo ovviamente dati da fare affinché all'interno, diciamo, delle nostre conoscenze, delle relazioni eccetera, si potesse identificare un posto, un sito che poteva ospitare o che avrebbe potuto ospitare un progetto di questo tipo. Evidentemente, come sempre, le cose accadono a volte anche per delle relazioni amicali o per altro tipo, però quando abbiamo visto per la prima volta il sito ex Aida di Locate di Triuzzi, in qualche misura ci ha intrigato, ci ha emozionato, perché sostanzialmente aveva tre caratteristiche, o ha tre caratteristiche: la peculiarità di essere relativamente vicino a Milano, quindi la grande Milano, di essere vicino agli snodi, possiamo poi, li potete vedere immagino dalla slide, dagli snodi tangenziali esistenti, ma anche progetti futuri, vista la TEM, eccetera. Ma la questione che ci ha maggiormente coinvolte è che in quel sito si può arrivare attraverso il treno. Il treno che peraltro oggi, grazie alle amministrazioni che nel frattempo sono riuscite